tra i doni più duraturi ci sono i libri. Un libro talvolta riesce persino, non sono io ad averlo detto, a cambiare la vita delle persone, quindi è bene fare una riflessione anche su questo tipo di regali, che potrebbe trovare anche un consenso maggiore di quello che pensiamo. Libri al prezzo simbolico di un euro, per poter consentire così a tutti di leggere e studiare. Questa l'iniziativa della Biblioteca di Arezzo, che oltre al consueto servizio di prestito ha deciso di promuovere una nuova campagna di vendita al costo di mero rimborso. Si tratta di libri di cui la biblioteca dispone di una pluralità di copie, perché di alcuni testi noi abbiamo veramente edizioni diverse, e quindi sono testi che noi mettiamo in vendita ad un euro. Il prezzo è estremamente conveniente anche per invogliare i lettori, perché purtroppo noi sappiamo che il tasso dei lettori nel nostro paese non è molto elevato, decisamente no, non è elevato. Sono pochi coloro che leggono tre libri all'anno. C'è purtroppo una moltitudine di persone che non legge mai un libro all'anno. Quindi una delle missioni della biblioteca è proprio quella di sollecitare la lettura, e in tal senso noi mettiamo in vendita questi libri. Si tratta di libri nuovi ed usati di narrativa, saggistica, arte per bambini, che saranno in vendita sino al prossimo 30 dicembre. I libri sono qua nell'ingresso principale della biblioteca, quelli per adulti sia di narrativa che di saggistica, quindi di vari generi che appunto i cittadini possono scegliere per la vendita, mentre invece tutti i libri per bambini e per ragazzi 0-14 anni si trovano nella sezione ragazzi, che si trova in via dei Pileati 12.